I cinque autori finalisti dell'edizione 2019 del premio letterario Galileo per la divulgazione scientifica eh, promosso dal Comune di Padova, eh, Italy Post e Università di Padova, giunto alla tredicesima edizione. Eh, prima di entrare eh, nel vivo della serata e di spiegarvi un po' come funzionerà eh, questa serata speciale, eh, chiederei all'assessore alla cultura del Comune di Padova, Andrea Colasio, di raggiungermi sul palco per un saluto. Eh, purtroppo poi ci dovrà salutare, quindi diamo subito la parola al padrone di casa, che ringraziamo, e al promotore della manifestazione. Benvenuto. Grazie. Bene, grazie. Bene, beh, innanzitutto buonasera a tutti, è con grandissimo piacere che porto ai finalisti e a voi tutti intanto il saluto del sindaco Giordani e dell'amministrazione tutta. Non mi nascondo che mi fa molto piacere questa serata e mi fa piacere che il premio Galileo, che è alla sua tredicesima edizione, è venuto cons a consolidarsi, diciamo che in un certo qual modo si è istituzionalizzato. E non era facile, è un premio letterario un po' originale, come dire, nel panorama dei premi letterari italiani, indubbiamente ha una sua cifra, una sua cifra connotativa. Devo dire che, specie nell'ultimo periodo, grazie alla preziosa collaborazione con Italy Post e con l'Università, il premio è cresciuto in qualità, in capacità di comunicazione, di sa bucare lo schermo, ma soprattutto non ha perso la sua anima, questa volontà nostra di far sì che il premio sia uno strumento di comunicazione e di dialogo con il mondo delle scuole, e con il mondo dell'università. Diciamo che questa cifra connotativa identitaria della fase genetica ne ha attraversato le varie edizioni e direi che in questa fase finale, in quest'ultima edizione, ha consolidato maggiormente questa sua volontà di essere uno strumento, la, la divulgazione scientifica che con grande qualità entra nell'universo scolastico. Il processo formativo, l'alfabetizzazione scientifica... Eh, se è cresciuta in Italia, i dati statistici lo dicono, un piccolo merito va anche al nostro premio. Quindi siamo, sono veramente contento che il nostro piccolo sforzo ha prodotto a livello sistemico risultati di rilievo. Io vi ringrazio, ringrazio voi tutti perché la vostra presenza ci aiuta e ci dà forza nell'implementazione ulteriore dell'iniziativa. Un grazie sentito e veramente particolare ai finalisti e un bocca al lupo a tutti quanti voi. Grazie e buon festival, arrivederci. Ringraziamo l'assessore della cultura Andrea Colasio, vi spiego brevemente il funzionamento del premio di questa serata. Allora, l'11 febbraio scorso la giuria scientifica del premio Galileo Presieduta dalla senatrice vita Elena Cattaneo, si è riunita e ha selezionato i cinque libri finalisti. Eh, dopodiché sono, è entrata ed entra in scena nella giornata di domani la giuria delle scuole, appunto di Padova e Rovigo, e eh, la giuria esterna di cento eh, studenti e studentesse universitarie provenienti da tutta Italia, eh, molti dei quali sono qui in sala, a cui do il benvenuto e, a cui, e che ringrazio in maniera particolare per la vostra partecipazione perché ricordo sempre avete deciso di dedicare il vostro tempo, le vostre energie e anche le vostre risorse per venire fino a Padova per eh, scegliere il vincitore di questo premio. Quindi benvenuti e eh, un applauso per la giuria esterna del premio. Questa sera abbiamo deciso di presentare al pubblico di Padova e alla giuria esterna i cinque libri finalisti con un format un po' particolare, un po' TED Talk, un po' X Factor se si vuole. Eh, ovvero ogni eh, libro, ogni autore finalista o attrice finalista avrà 20 minuti di tempo a disposizione 10 minuti per presentare in assolo il proprio libro e 10 minuti di intervista e eh, question time, diciamo così, con la giuria scientifica Allora, innanzitutto vi presento i membri della giuria scientifica che invito a salire sul palco eh, Gabriele Beccaria, giornalista della stampa e responsabile dell'inserto tutto scienze Benvenuto. Prego, accomodati pure. Elena Dusi, giornalista La Repubblica, Anna Meldolesi, giornalista e saggista del Corriere della Sera e le Scienze. Nonché passa dall'altro lato del tavolo, visto che l'anno scorso Anna Meldolesi era nella cinquina dei libri finalisti, e ora invece è una giurata e Rossella Panarese, eh, grande amica del premio Galileo, bentornata, autrice e conduttrice di Radio 3 Scienza. Eh, a questo punto eh, vorrei eh, innanzitutto citare i cinque eh, autori e autrici finalisti, che sono Cristina Cattaneo, Roberto De Fez, Pietro Greco, Sandra Savaglio e Peter Wadams, in ordine rigorosamente alfabetico. Benvenuti e innanzitutto complimenti. Di essere arrivati in finale. Allora, eh, non, eh, inizierei subito la, la serata, inizierei subito le presentazioni. L'ordine delle presentazioni è assolutamente casuale, è estratto, estratto a sorte, e ehm, vorrei però fare un, una piccola presentazione del, del, primo, del primo intervento. Il premio eh, Galileo quest'anno vede appunto eh, partecipare e vede in finale cinque libri che eh, rappresentano, eh, a mio avviso, eh, l'importanza eh, della divulgazione scientifica, l'importanza di mettere in luce i... Ehm, il valore della scienza, scienza e impegno civile, il ruolo della ricerca scientifica, la capacità della scienza di aprire nuovi orizzonti anche molto lontani. Sono questi un po' gli elementi eh, che contraddistinguono le cinque opere eh, che sono state scelte dalla giuria scientifica, che è composta, ricordo, da... Cinque eh, giornalisti scientifici, purtroppo Luca De Biase questa sera non può essere con noi di Nova del Sole 24 ore e cinque eh, professori eh, designati dall'Università di Padova. Quindi eh, complimenti e congratulazioni innanzitutto alla giuria scientifica per aver scelto eh, cinque libri che in, in maniera eccellente rappresentano... Eh, il meglio appunto dell'editoria dell scientifica. Allora, in ordine di estrazione, la prima persona a salire sul palco è Pietro Greco, autore di Fisica per la Pace, Tra Scienza e Impegno Civile. Allora, Pietro Greco è giornalista scientifico e scrittore, laureato in chimica, socio fondatore della Fondazione IDIS, Città della Scienza di Napoli. È membro del Consiglio Scientifico dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e è condirettore del web journal Scienza in Rete, edito dal Gruppo 2003. Appunto, Fisica per la pace tra scienza e impegno civile, Carroce Editore. Benvenuto, congratulazioni. Al decimo minuto ci un fischio in sala eh, in modo tale da non perdere eh, tempo. Prego. Il libro è un libro collettaneo e mi dicono gli editori che in genere i libri collettanei non si vendono tanto. E di questo libro collettario io sono il nano che ha cucito un po' di fili fra le asole di grandi e di giganti, perché gli altri autori di questo libro sono davvero dei giganti della scienza italiana e non solo. Ma permettetemi di ricordare uno degli autori che purtroppo è venuto a mancare 11 mesi fa, Carlo Bernardini, a cui, se non ho capito male, c'è un premio anche per noi. Finalisti, e quindi io devolverò questo premio perché ci sia una forte documentazione sulla vita di Carlo Bernardini, non solo quella strettamente scientifica, ma soprattutto quella di apertura alla società, della scienza, in particolare per la sua attività a favore della, della pace. Bene, il libro riguarda proprio, si chiama Fisica per la pace, perché riguarda i fisici che si sono impegnati per la pace. Ora io avrei potuto, dovuto raccontare la storia di personaggi che da un punto di vista singolo si sono impegnati, sono stati pacifisti. Questi tre, Dise Meitner, Franco Rasetti, Max Born, sono tre fisici che non hanno, che hanno rifiutato, rifiutato di partecipare al progetto Manhattan, perché ritenevano che la fisica non poteva essere impegnata nella costruzione di armi di distruzione di massa anche se quelle armi di istruzione di massa dovevano essere deterrenti rispetto a un'eventuale arma analoga posseduta dai nazifascisti. Erano tutti eh, antifascisti questi tre, tre fisici. Bene, ci siamo concentrati soprattutto sulle persone, sui fisici che in maniera sistematica e organizzata hanno realizzato un'attività a favore della pace, non senza contraddizioni, ovviamente, perché le contraddizioni fanno parte della vita anche della vita dei fisici, e Albert Einstein, Albert Einstein è stata una figura eccezionale, perché in maniera sistematica a partire dal 1914 si è battuta per la pace, non senza contraddizioni, anche lui. Nel 1914 questo signore stilò un documento, viveva a Berlino, la, guerra, la prima guerra mondiale era già iniziata, lui era arrivato a Berlino da pochi mesi accolti con i tappeti rossi dal Kaiser e eh, lanciò un manifesto per gli Stati Uniti d'Europa. Smettiamoci di fare la guerra e creiamo gli Stati Uniti d'Europa. L'ha fatto 30 anni prima del manifesto di Ventotene, eh? Albert Einstein. Poi è stato anche l'uomo che è stato chiamato a scrivere la famosa lettera a Roosevelt nel 1939 perché avvisasse Roosevelt i tedeschi potevano i nazisti potevano, potevano creare una bomba e quindi era necessario creare un'arma di distruzione di massa ma solo come deterrente non per essere utilizzata non è stato facile per Albert Einstein fare questo soprattutto poi nel 1946 è diventato leader di un emergency committee di un comitato di emergenza che ha definito le basi teoriche a mio avviso della responsabilità sociale degli scienziati che non è quella di decidere invece dei cittadini, ma di decidere insieme ai cittadini, dopo aver informato i cittadini dei pericoli che si possono correre facendo alcune attività, come quello di creare una bomba. Quindi penso che questo messaggio di Albert Einstein sia straordinariamente attuale e non riguarda soltanto il tema della, della pace. Un'altra persona che vorrei ricordare, che abbiamo ricordato nel libro più e più volte, Edoardo Amaldi, figura eccezionale sia di fisico sia di organizzatore eh, di scienza, e, eh, però Edoardo Amaldi è stato il promotore principale della costruzione del CERN, che è stata la prima cosa che gli europei hanno fatto insieme dopo la seconda guerra mondiale, dopo essersi scannati nel corso di quella lunga guerra civile che è iniziata nel 14 e forse prima è finita nel 45. Edoardo Amaldi, ha promosso il CERN e poi ha promosso anche l'Agenzia Spaziale Europea per le stesse ragioni. Due. Una, perché soltanto un'Europa unita eh, come dire, è, vaccinata rispetto, forse, è vaccinata rispetto ai rischi di guerra. Ma solo un'Europa unita può competere nel caso dello spazio con i grandi giganti che ormai si erano affermati dopo la seconda guerra mondiale: Stati Uniti e Unione Sovietica. Una figura straordinaria che ha ricostruito la fisica italiana ma anche la fisica europea europea, importantissimo. Altri due personaggi eh, straordinariamente importanti, eh, Abdus Salam, un fisico eh, pakistano, primo e unico premio Nobel per la fisica di origine islamica, e Paolo Budinic, un eh, triestino. E, e questi signori hanno realizzato la prima scuola di eccellenza post-universitaria, su cui Sventola la bandiera delle Nazioni Unite. L'hanno creata a Trieste, l'Istituto internazionale di fisica teorica, perché hanno detto che i paesi in via di sviluppo, i paesi poveri, possono pensare di svilupparsi solo se come dire, attaccano la scienza da ogni punto di vista a 360 gradi. Quindi hanno bisogno non solo di fisica o di scienza applicata, ma anche di scienza teorica. E allora l'importanza del centro di destino era quello di formare dei fisici teorici dei paesi in via di sviluppo che potessero tornare nei loro paesi e fare attività di ricerca nei loro paesi. Abdus Salam lo faceva perché lui era stato costretto ad andare via dal Pakistan perché non poteva neanche da fisico teorico fare ricerca di eccellenza in, in Pakistan e quindi si era posto il problema di come fare, far sì che anche in Pakistan e in tanti altri paesi in via di sviluppo ci fosse questa, questa possibilità. E infine vorrei chiudere con l'esempio più attuale, per certi versi anche più clamoroso, forse esagero, della fisica per la pace, che è questo esempio di questo laboratorio creato in una cittadina in Giordania, che a mio, quanto ne sappia io è l'unico posto al mondo in cui israeliani, palestinesi e iraniani lavorano insieme per un progetto comune per lo sviluppo del Medio Oriente. E questo ci dà l'indicazione di come la fisica possa essere un ponte di pace, dopo che è stata anche un eh, fattore di guerra con la costruzione delle bombe atomiche. Ma la fisica e la scienza in generale è uno straordinario ponte di pace. Non a caso che il CERN, l'ESA e, eh, e il SESAMB eh, siano appunto eh, prototipi di un accordo fra i popoli. Grazie. Pietro Greco, prego. Allora porto questo più vicino, così si può accomodare perché siamo addirittura in anticipo rispetto a, ai dieci minuti che avevamo stabilito. Allora è il vostro turno adesso. Chi si candida per primo? Gabriele Beccaria, prego. Grazie, buonasera. Eh, molto bello il suo libro. Eh, volevo chiederle questo. Eh, mi ha fatto molto riflettere leggendolo e... Ascoltando stasera, eh, di queste grandi figure storiche, Einstein, Amaldi, e mi piacerebbe sapere se c'è oggi, e glielo chiedo perché abbiamo un pubblico di giovani, se c'è uno scienziato delle nuove generazioni che in qualche modo ha preso il testimone di questa eredità. Glielo chiedo anche perché, eh, come tutti sappiamo, oggi la scienza è al centro di un dibattito etico straordinario, pensiamo alle manipolazioni genetiche, all'intelligenza artificiale. Quindi. Più che mai sentiamo il bisogno non solo di scienza ma anche di, di riflessione etica intorno alla scienza. C'è un, un personaggio che ci fa un po' sognare e che appartiene a questa eredità? Beh, insomma io penso che personaggi come Einstein nascono una volta ogni 10.000 anni, o qualcosa. quindi è difficile poi individuarlo, diciamo, come dire, in età giovanile, diciamo. magari fra qualche anno lo scopriremo. Però un personaggio lo vorrei indicare, un personaggio reale, che magari non è, non è Einstein glielo agro, diciamo di diventarlo, ma è un italiano, è quel Giorgio Paulucci, che è il direttore scientifico del centro di, eh, in Giordania e che non a caso eh, si è formato a Trieste grazie alle iniziative di Salam e di Budic, che non sono eh, iniziative che non hanno prodotto frutti, anzi, lo stiamo vedendo, hanno prodotto, stanno producendo ancora straordinari frutti. E quindi un personaggio lo indico ed è Giorgio Paolucci, uno dei coautori del libro. E quindi c'è cioè è in conflitto di interesse. È cioè. <ride> in conflitto di interesse. Prego. Altre domande? Rossella Panarese, prego. Allora Pietro, riformulerei la domanda di Gabriele in un altro modo, nel senso che in questo libro ci sono delle figure luminose, abbiamo detto, anche eccezionali, l'Einstein giovanissimo dell'appello agli europei e, ed altri, e, però la scienza è un'impresa umana e come tutte le imprese umane naturalmente... Ad un giovane Einstein che fa l'appello agli europei nel 14 c'è un Fritz Haber che collauda la guerra chimica nei medesimi anni. E allora la domanda che volevo farti è questa, d'accordo che è difficile individuare le persone, ma di che tipo di figura secondo te noi avremmo bisogno oggi? Non soltanto eh, diciamo, contro la guerra, naturalmente che forse è anche la cosa più semplice da, da individuare, ma all'interno di un dibattito complicato. Uso il termine complicato perché capiamo tutti a cosa ci riferiamo. Che tipo di figura di scienziato in qualche modo può seguire questa idea del ponte? Ah, che figura di scienziato? La figura di scienziato che è stata espressa in maniera talvolta mirabile dagli esempi che ho fatto. Persone, scienziati che non pensano di dover trascorrere la loro vita anche scientifica solo all'interno delle mura della torre d'avorio, diciamo, che qualcuno potrebbe immaginare, quindi solo, facendo solo e unicamente scienza in senso stretto, ma che si aprono alla società. Perché la scienza oggi più che mai, oggi più che mai è la, come dire, il motore dinamico dell'intera società, da, da ogni punto di vista, economico, sociale, culturale. Adesso non voglio fare dello sciovinismo scientifico, per carità, Tutto, tutta la cultura umana è assolutamente necessaria. Ma la scienza ha una capacità dinamica eh, straordinaria e quindi avere delle persone, degli scienziati che si fanno carico del problema esattamente come ha detto Einstein nel 1946, si assumono cioè, una responsabilità sociale che non è quella di decidere invece di altri, ma eh, si assumono la responsabilità di dire a tutti noi, non scienziati, guardate che è qui che la scarpa fa male, per usare una metafora proprio di, di Einstein. Guardate che noi prima degli altri sappiamo dove la scarpa fa male o fa bene e, e ve lo indichiamo. Poi sarà la società a dover decidere. Ecco, la costruzione di una società democratica della conoscenza nella quale noi viviamo, la società della conoscenza, dobbiamo renderla sempre più democratica, ha bisogno di figure che si aprono alla società. Grazie. Elena Dusi, prego. Il eh, libro Descrive una sfida del passato che è la pace, il controllo degli armamenti. Una sfida del secolo scorso che è stata affrontata e vinta dalla scienza se non totalmente, insomma, visto gli scienziati impegnati in un ruolo molto concreto ed efficace. Se dal passato volgiamo lo sguardo al futuro e pensiamo a una crisi che ci aspetta, come può essere quella del clima, gli scienziati oggi. Stanno svolgendo un ruolo altrettanto efficace e concreto o potrebbero fare di più? Bene, intanto hai ragione. Secondo me, insomma, gli scienziati. È una sfida del passato, ma che è ancora presente perché le bombe atomiche ci sono ancora. Sono una minaccia molto importante. Tant'è che il Bulletin of the Atomic Scientist, che è la rivista nata da questi scienziati preoccupati appena dopo, la seconda, appena dopo Hiroshima e Nagasaki, e, eh, questo bulletin dice: che Noi abbiamo due grandi minacce che pesano sulla, sulla testa, che, due spade di Damocle che stanno sulla testa dell'umanità, e sono esattamente diciamo, gli armamenti nucleari che non sono stati ancora annullati e i cambiamenti del clima, sostanzialmente. Bene, io penso che gli scienziati che si occupano di cambiamenti del clima, io ne conosco moltissimi, si stanno battendo abbastanza, però quello che devono fare con maggior convinzione e forse con maggiore capacità... Quella che ha avuto Einstein proprio nel 1946 quando prefigurò questa alleanza tra scienziati preoccupati e società civile, perché solo insieme si poteva come dire, alitare sul collo dei politici. E ho questa, questa capacità, forse gli scienziati che si occupano di cambiamenti del clima ancora non ce l'hanno perché il contesto è cambiato, il, il rischio è meno, sembra meno immanente e meno imminente, e però insomma è su questo che devono lavorare. Sulla, Creazione di questa società tra eh, comunità scientifica e società civile, in cui anche la società civile però deve fare dei passi avanti, perché eh, deve impegnarsi, deve impegnarsi a conoscere, e conoscere anche fatica, quindi deve essere disposta un po' a, a faticare. Anna Meldolesi. Eh, I Nobel per la scienza sono tradizionalmente tre, però accade ogni tanto che il Nobel per la pace va da uno scienziato a un'organizzazione scientifica. Penso all'agronomo americano Norman Borlaug, padre della rivoluzione verde, o all'IPCC. Ecco, se lei potesse fare una nomination al comitato <ride> che, che decide il Nobel per la pace che si trova in Norvegia, in che direzione indicherebbe di guardare? Non dico un nome, ma diciamo un ambito. Ma guarda. Diamo del tutto, ci conosciamo da tanto tempo. E, ehm, due istituzioni che abbiamo citato l'hanno già ricevuto il premio Nobel per la pace. No, per esempio il movimento Pagos ha ricevuto il premio Nobel per la pace. Anche singole persone hanno ricevuto un premio Nobel per la pace. Pacifisti come Linus Pauling, un chimico, chimico fisico, ha ricevuto sia il premio Nobel per la chimica che quello per la pace e quindi non è una cosa eh, straordinaria. Quello che io indicherei però, però sono in conflitto di interessi troppo aperto. Io indicherei non in Giorgio Paolucci, ma nel, in SESAM, l'iniziativa partita anche dall'Italia, dall'INFN. Lo vorrei ricordare, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Italiano, che ha dato forse il contributo maggiore alla realizzazione di quel progetto. Ebbene, io penso che forse diciamo, eh, ecco, questo, se, se potessi avere voce in capitolo. Avanzerei la candidatura loro. Allora. Perfetto, grazie. allora Dato che abbiamo 5 minuti addirittura oh. di anticipo, chiederei, e abbiamo qui la giuria esterna, se abbiamo tempo per una domanda, eh, se qualcuno dal pubblico vuole intervenire o commentare, altrimenti eh, alzate la mano ovviamente, altrimenti passiamo al prossimo finalista e manteniamo l'anticipo. Allora, se ci sono domande... No, non ci sono domande. Allora congediamo il primo eh, finalista del premio Grazie. Galileo, Pietro Greco, fisica per la pace tra scienza e impegno civile, a cura di Carroce editore. Allora passiamo alla seconda autrice, eh, Cristina Cattaneo. Naufraghi senza volto, dare un nome alle vittime del Mediterraneo. Raffaello, Cortina editore, benvenuta e complimenti ancora. Prego. Eh, buonasera, eh, io dovrei raccontare di che cosa parla il libro, eh, il libro parla di una storia, in dieci minuti è un po' difficile, ma eh, brevemente il libro parla di una storia eh, che narra eh, di come la scienza possa risolvere dei problemi legati All'identificazione dei cadaveri, cosa di cui mi occupo io, eh, che a breve racconterò, ma narra anche di come eh, la scienza o la prospettiva scientifica riesca ad illuminarci su violazioni dei diritti umani che effettivamente a volte non riusciamo a vedere. Eh, io mi occupo di identità. Che cos'è l'identità? Per ciascuno di noi eh, l'identità è qualcosa di diverso, si può parlare di identità fisica, no? che faccia abbiamo, il colore degli occhi, si può parlare di identità eh, affettiva, di identità emotiva, di come siamo dentro. Per ciascuno di noi probabilmente ha un significato diverso. Nel mio mestiere io faccio il medico legale, eh, faccio parte di quel gruppo di scienziati forensi, cioè che applicano la eh, scienza alla giustizia e ai diritti umani. Eh, identificare vuol dire riconoscere una persona dall'altra attraverso dei, eh, delle degli elementi biologici, possono essere il DNA, possono essere il, il, segno, il disegno dei tatuaggi piuttosto che dei nei che abbiamo nel volto, piuttosto che i denti come sono fatti o come sono fatte le ossa. Um, l'identificazione è fondamentale, l'identificazione del cadavere, io mi occupo prevalentemente di morti, è fondamentale per due motivi. Sicuramente tutti noi ci ricordiamo, Omero, eh, le questioni di Achille, Ettore, Priamo, di quanto è importante dare sepoltura e dare un'identità, restituire un'identità ai morti. E diciamo che ce lo portiamo nel nostro DNA, questo di, di, di accompagnare, eh, di toccare i morti per essere certi che non ci siano più per riportare iniziare il lutto. Ecco, identificare i morti è importante per questo, per un bagaglio culturale che ci portiamo dentro, dentro ma è importantissimo soprattutto per chi vive, per chi rimane. Immaginatevi eh, cosa vuol dire perdere un fratello, una sorella, un padre, una madre e, e non torna il primo giorno, non torna la settimana dopo, non torna il mese dopo e, e rimaniamo in questo limbo che gli americani eh, descrivono con un termine molto, molto intenso, si chiama ambiguous loss, cioè la perdita ambigua, non sapere che fine ha fatto il tuo caro. Questo è già stato assodato dalle neuroscienze, porta a malattie psichiatriche, disagi psicologici e quindi in primis è una priorità dei diritti di quelli che rimangono e quindi della salute mentale di chi rimane. Identificare anche importante per questioni amministrative, il certificato di morte serve agli orfani che eh, hanno bisogno, eh, e qui faccio già riferimento ai migranti, ma immaginatevi un orfano che rimane in un campo eh, profughi ancora in Africa e eh, non può fare ricongiungimento eh, con gli unici parenti che gli rimangono in Europa perché non c'è il certificato di mamma e papà che sono morti sul barcone. Quindi, sono molte le motivazioni proprio per i vivi. E, e questi sono proprio i diritti umani dei vivi. Eh, per questo, quando c'è un disastro, va giù un aereo, corriamo tutta la mia categoria, cioè quella degli scienziati fiorensi, dei medici legali e genetisti, corriamo sul posto. Uh, ultimamente abbiamo visto in Etiopia piuttosto che in Francia due anni fa, per identificare le persone. Come si fa a identificare è molto semplice tecnicamente, si fanno le autopsie alle persone morte per recuperare tutti gli elementi che possono servire per dare l'identità, uh, il DNA, la forma degli occhi, la forma dei capelli, la forma dei, dei denti e si confronta con quelli che invece noi chiamiamo elementi antemorte che recuperiamo dai parenti. È chiaro che non posso identificare se non ho i dati dei parenti che li cercano e che mi portano le fotografie, i documenti ospedalieri eh, e, eh, oppure il DNA dello spazzolino da denti o dal figlio eh, della vittima. Si confrontano questi due dati e si identifica. Questo succede solitamente e solitamente succede subito per i diritti che rappresenta. Noi siamo di fronte in questo periodo, in questi ultimi eh, 10-15 anni, eh, a quello che è il disastro di natura umanitaria più grossa del dopoguerra, stiamo parlando di un minimo di 30.000 morti, ma probabilmente sono molto di più nel Mediterraneo, di cui oltre la metà di queste persone non ha un'identità. Abbiamo già detto che cosa significa questo. E quindi perché questo succede? Eh, potrebbe essere per discriminazione, purtroppo nel mio mestiere vediamo che la livella di Totò non esiste, esistono i morti di serie A e i morti di serie B. Eh, quindi un po' di discriminazione c'è, ma è soprattutto molto difficile da un punto di vista tecnico anche. Quindi c'è un bel po' di scienza che deve darsi da fare, c'è molta ricerca da fare perché anche da un punto di vista proprio scientifico non è così facile. E questa è la storia, il libro rappresenta la storia di come un paese come l'Italia, unico in Europa, eh, negli ultimi anni ha tentato di correggere questo torto che si sta perpetrando nei confronti dei parenti di questi morti, che sono decine e decine di migliaia. Abbiamo iniziato con quello che, eh, scegliendo i due disastri più grossi, per, proprio per praticità, e vi racconto brevemente la storia di quello che si è riusciti a fare attraverso anche la prospettiva scientifica. Il primo disastro è stato quello del 3 ottobre 2013, credo che tutti si ricordino: eh, tutti, i, più, i più grandi, forse i giovani, no? Eh, il 3 ottobre 2013 affondò eh, sulla costa vicino a Lampedusa, alla, alla spiaggia dei conigli un peschereccio con 400, 600 persone sopra, 400 persone sono morte e questo è il primo incidente che aveva scosso un po' le coscienze. Quindi sono state fatte le attività classiche medico-legale su questi morti dalla polizia scientifica, ma la, la questione è morta lì. E quindi abbiamo iniziato con questo, l'università, il mondo accademico, insieme a un piccolo ufficio di governo che si chiama l'ufficio del commissario straordinario per le persone scomparse di solito si occupa dei nostri tra virgolette scomparsi, a vedere cosa si poteva fare. Il leitmotiv, il, diciamo così culturalmente, eh, quello che si, si ha, nel, nello sfondo si sentiva era ma queste persone non si possono identificare perché non ci sono eh, le anagrafi nei loro paesi d'origine, sono africani, non si possono eh, recuperare i parenti eh, e eh, poi hanno magari un senso diverso del lutto e quindi non importa così tanto. Ebbene, noi abbiamo fatto con questo ufficio di governo una call, una chiamata in, nel 2014 a tutti i paesi europei tramite le ambasciate, tramite le NGO e in questo piccolo lasso di tempo si sono presentati 150 persone che cercavano 80 morti su quel barcone. Queste persone erano persone emigrate già dall'Eritrea, si sono spostate a loro spese eh, con grande difficoltà. e mi ricordo che dormivano sulle panchine di fronte all'Istituto di Medicina Legale dove lavoro io a Milano e questo dicevo ha dato una risposta al fatto che li cercano e hanno bisogno di identificarli. Però eh, è stata anche una sfida scientifica, ci ha fatto vedere questa prima esperienza di come... La scienza ha ancora molto da imparare, molto da fare per poter identificare queste persone, quindi di come la scienza può contribuire, ma adesso non entro nel dettaglio perché non c'è il tempo, ma nel mondo forense pensiamo che il DNA sia la panacea di tutto, ebbene non è così e abbiamo visto che bisogna integrare altre discipline e fare ancora molta ricerca. Visto il risultato positivo, abbiamo provato una sfida, un challenge ancora maggiore che è stato quello che vedete alle mie spalle: il disastro del 18 aprile del 2015, eh, che è stato il disastro più grosso di quelli che conosciamo del Mediterraneo, con mille vittime. Voi vedete il peschereccio, questo è un peschereccio egiziano che è colato a picco eh, a 40 miglia dalle coste della Libia. E, eh, era fatto per 30 persone, ne portava mille. Noi abbiamo recuperato circa 700 corpi, ma sicuramente eh, molti si sono persi. Ecco, eh, eh, l'esperimento che abbiamo fatto, cioè l'attività che abbiamo fatto su questo barcone ha. Effettivamente visto, ci ha visto a confronto con una sfida molto più grande, qui i morti sono molti di più, sono da paesi più difficili da raggiungere, i parenti di queste persone sono ancora in Africa subsahariana e quindi da un punto di vista tecnico è stato più complesso, ma questa è stata l'esperienza che attraverso la scienza ci ha veramente dimostrato chi sono queste persone. Eh, per tre mesi la Marina Militare, i vigili del fuoco, 12 università, quindi il mondo delle scienze, il mondo accademico ha prestato 80 persone, 80 giovani a lavorare quasi giorno e notte, a fare le autopsie e a rovistare tra le tasche e i corpi di queste persone non soltanto per cercare di ricostruire la loro identità, ma... Anche per cercare di capire chi erano. E devo dire che l'esperienza di vedere questi corpi eh, uno sopra l'altro, cinque corpi per metro quadro, rovistare in mezzo le loro, nelle loro tasche e trovare pagelle, trovare ricordi, piccole stacchettine di terra legate alle magliette del paese, terra del paese da cui venivano, tessere bibliotecarie, eh, documenti eh, sanitari legati nei loro cuciti all'interno dei loro indumenti così come anche molti i dieci minuti okay, ok va bene ci ha dimostrato quanto loro sono noi e quanto la scienza non soltanto ci fa vedere quello che può fare ma quanto la scienza ci rivela eh, le atrocità che non devono più succedere grazie grazie Cristina Cattano prego ti accomodi ricordo intanto che la professoressa Catano si accomoda per le domande, che appunto Cristina Catano è ora eh, direttore dell'Abanov, laboratorio di antropologia e odontologia forense dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università degli Studi di Milano. Lascio a voi le domande. Chi rompe il ghiaccio? Elena, Elena Dusi, prego. Mi incuriosiva molto capire come si scrive un libro del genere, cioè eh, la calibrazione dello stile, la scrittura, è un libro che parla di come si identificano dei cadaveri, quindi immagino eh, la voglia, la necessità di fornire informazioni, ma anche eh, trovare la giusta linea per non allontanare e respingere un pubblico. Questo è avvenuto naturale perché era comunque già allenata da Cremini e Farfalle, che è un altro libro molto bello? O c'è stato un po' di dialettica, non so, con l'editore o con i suoi lettori? Allora, l'editore ha spinto tantissimo per questo libro perché eh, ci ha creduto, forse ancora più di me. Eh, devo dire che eh, è venuto molto naturale, è stato quasi una. Un flusso, eh, senza star lì a pensare tanto a quale fosse lo stile, perché c'era l'esigenza di raccontare ancora più di quello che il, il mio mondo scientifico, eh, che è poco conosciuto, può fare, e soprattutto quello di raccontare una storia che avevo il terrore venisse dimenticata. Ecco, questa è stata un po' la spinta e quello che ha fatto fare tutto in brevissimo tempo. Anna Mendolesi, prego. Sì. Eh, la psicologia ci insegna che ehm, restiamo abbastanza indifferenti eh, noi esseri umani davanti ai grandi numeri, alle grandi masse, mentre eh, siamo molto più toccati dalle storie dei singoli, da dettagli. Eh, per questo il suo libro è eh, un motore, un generatore di empatia, raccontando anche piccole storie come quella della pagella cucita nella giacca di quel ragazzino. Eh, mi chiedevo cosa ha imparato lei sull'empatia. Eh, scrivendo questo libro, nel senso si aspettava che tanti lettori si sarebbero commossi davanti alle piccole storie di questi corpi senza nome. Eh, io mi aspettavo, eh, in realtà eh, no, non me l'aspettavo eh, perché pensavo infatti questo, su questo scherzavo con l'editore dicendo un, un libro che parla di, di, di morti, soprattutto di migranti morti, poteva essere. Quindi non mi aspettavo che si riuscisse ad arrivare al segno, cioè di far capire, di abbassare, di abbattere le barriere qualora ce ne fossero da parte del lettore, poi questo bisogna vederlo, eh, appunto tra, tra, tra loro, tra virgolette, e noi. Quindi no, non me l'aspettavo anche se devo dire che eh, non la mia scrittura, ma gli oggetti, il, il, riuscire a toccare con mano no, le stesse cose, i valori eh, delle cose per loro, no? cioè, la, la pagella del bambino che era cucito dalla madre o dal padre o da se stesso all'interno della giacca, che cosa voleva dire quel bel voto o, o quella... quella Quell'oggetto, quel foglio, secondo me rappresenta eh, l'uguaglianza, c'è cioè la, cioè la stessa cosa, sono valori universali. Quindi, io credo che questi oggetti, per quello che io credo molto in questo barcone come, come simbolo che eh, de deve rappresentare la memoria di questa cosa, perché contiene degli spazi e degli oggetti che parlano da solo, che avvicinano, io credo molto nel potere di abbassare le barriere di questi oggetti. Quindi, speriamo. Panarese. Nel libro Cristina Cattaneo ci sono due cose che insomma, sono importanti, credo. Molte cose importanti, ma due cose in particolare. La prima è un senso di, esplicito di orgoglio di quello che è stato fatto, che insomma, vale la pena ricordarlo perché di solito noi non siamo mai così troppo orgogliosi: no? orgoglio un, delle istituzioni, della, insomma, del, del fare insieme delle cose, di un mondo scientifico che. E l'altra è l'elemento appunto quando, quando tu dici adesso guardi in maniera diversa i vivi, nonostante la tua carriera sia molto lunga, insomma hai cominciato molto presto a occuparti di, di scomparsi. Ecco, io quello che volevo chiederti era questo, tra questo bisogno di, di mantenere la memoria e questo ruolo che la scienza può, può avere, primo, come si continua su questa strada? E secondo se hai trovato dei pregiudizi nel mondo scientifico, pregiudizi di vario genere, non necessariamente pregiudizi umani, per così dire, allora, ma anche scientifici si... di procedure. Ecco. No, e, pregiudizi sicuramente, pregiudizi, eh, non tutti i colleghi la pensavano allo stesso modo, la, 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 un po' di discriminazione c'era, però questo è un pregiudizio che ci aspettavamo. quindi il pregiudizio scientifico è invece è stato quello di ma come eh, se non puoi fare perché non si può fare il DNA perché spesso chi viene a cercarli è un fratello, un mezzo fratello eh, la componente genetica l'identificazione genetica non può arrivare a quella soglia magari che ti serve per dire sicuramente lui e quindi hai bisogno di mettere insieme altre discipline e il pregiudizio scientifico era se non possiamo farlo col DNA non possiamo identificarli buttando via altre discipline scientifiche che non siamo così abituati a utilizzarne l'identificazione che vanno rispolverate, che vanno adattate alla modernità, alle esigenze dei tribunali. Eccetera. Quindi un pregiudizio scientifico in questo, in questo caso c'è stato. Come andare avanti? Andiamo avanti molto lentamente, io credo che questi dati scientifici, questo su successo di un'Italia di cui bisogna andare fiera comunque, che, che se ne dica, e di un successo della, della scien delle scienze forensi no? anche nel rivelare queste mancanze, eh, sia quello di riuscire a far breccia in un'Europa che per adesso è ancora un po' sorda al problema, eh. Anche lì speriamo. Gabriele, tu hai domande? Sì, volevo chiederle, forse in parte ha già risposto, ma appunto, visto l'intensità di questo libro, ehm, alla fine lei ha sentito il bisogno di scriverlo per un, per un motivo interiore. Mi chiedo se poi con tutte quelle storie che, che lei ha, ha visto, che, che le sono entrate nel cuore, mi chiedo se poi un po' l'abbiano ossessionata. Se, se l'abbiano tormentata e quindi se scriverlo e, e raccontarlo e in qualche modo riversare su di noi quella tragedia è stato anche per lei una forma di, di terapia in fondo. Ma credo sicuramente, cioè eh, io l'ho scritto perché volevo raccontare una storia che nella tragedia, nell'atrocità, è una storia molto bella di un paese di 80 giovani studenti di medicina, di biologia, che si sono fiondati no, a lavorare in situazioni abbastanza, cioè su, su materiale molto, su, su persone che ormai eh, appunto, beh, possiamo immaginare eh, come fosse lo scenario. Ehm, e però l'ho scritto proprio sì, un po' tormentata dal ricordo di queste persone che erano, sono rappresentate solo da questi pochi oggetti che però raccontano tantissimo, da queste ossa che però raccontano tantissimo non soltanto della loro identità ma della loro storia. E quindi l'idea era proprio di, di riuscire a, in qualche, modo, in qualche modo, farlo uscire anche dal mio sistema, cioè ci rimarrà sempre, però almeno condividerlo e per quello che possa valere il, il libro, immortalarlo. Insomma. Ci sono domande dalla, dal pubblico? Posso fare anche io un'altra domanda? Sì, prego, Elena. <ride> Questi oggetti, appunto la pagella, il sacchettino con la terra, il, il barcone, sono oggetti che raccontano la storia di persone ma anche la, la storia di un evento importante che sta accadendo nel nostro mondo oggi. E, mh, vanno visti in un museo, vanno raccolti, vanno esposti, vanno valorizzati per questo vanno assolutamente condivisi, ecco la condivisione, adesso io non so quale sia nel mio mestiere, quale sia la modalità, eh, ma vanno assolutamente, io ho cercato di condividerli con le parole, però eh, vanno condivisi, vanno vissuti, gli spazi di quel barcone vanno assolutamente vissuti, visti, perché così si capisce. C'era una mano alzata. Il microfono da accendere, per favore. Proviamo, sì. Alta. Questa Italia che viene vista da un lato come assolutamente mancante, quindi per esempio noi pensiamo a tutta la polemica dei migranti, a, a una dilagante xenofobia eh, anche a livello societario e, e questo enorme dispiegamento di forze che è venuto soprattutto dall'Italia di cui lei è molto fiera e di cui molto bene ci ricorda nel suo libro e poi declinato più sui libri di... Defez e Greco, un po' come questa Italia che da un punto di vista è totalmente mancante sul sistema universitario e che invece ha sformato delle, delle, delle menti così, così interessanti. Come, come si vive da dentro questa, questa strana divisione tra due immagini di un'Italia che è la stessa ma che ci presenta due, due facce della stessa medaglia? Si vive in maniera, gli posso rispondere per come la vivo io: si vive in maniera estremamente schizofrenica, ehm, e metti i punti in una piaga enorme. Eh, io ho, vito, ho avuto la fortuna, io sono stata un, un emigrato, io sono cresciuta in Canada, poi ho lavorato in Inghilterra, poi per cui ho visto vari sistemi. E poi c'è l'Italia che ha sempre i problemi che sollevi tu, di cui ah, è capace di grandissime geste e poi di, di, di cose. E si vive con grande difficoltà. Ogni giorno su questa questione, ma anche su tante altre questioni, è una lotta, è una lotta per la disorganizzazione, per la burocrazia. Eh, poi magicamente ci sono delle combinazioni e delle, delle, delle occasioni in cui si manifesta una meraviglia, ma anche di capacità scientifiche, eh, di capacità umane. Eh, non c'è una risposta, io non ho una risposta alla tua domanda se non dirti che ogni giorno è una lotta e ogni giorno io, però, alla fine della giornata, sono contenta di essere in Italia, di lottare per far sì che un pochettino migliori questa parte schizofrenica. Cristina Cattaneo, Naufraghi Senza Volto, dare un nome alle vittime del Mediterraneo. Grazie. grazie. Eh, diamo la parola adesso al terzo autore finalista, che è un ospite internazionale, Peter Wadams, uh, please join me on stage. Allora, vi presento il professor Wadams, che è uno dei massimi esperti a livello mondiale di ghiaccio marino e oceani polari, è autore di Addio ai ghiacci, rapporto dall'Artico, ha all'attivo oltre... 50 spedizioni polari di ricerca sul campo, al Polo Nord, e vi cito solo eh, due premi: il premio Bruce della Royal Society di Edimburgo e la modaglia polare di Sua Maestà la Regina Elisabetta II. Professor Wadams. Uh, thank you, and this is the pointer for you. La presentazione sarà in lingua inglese, ovviamente. Grazie. Hello, is am very content to be here today. Excuse me if I speak Okay. Uh, my book is about um, called Farewell to Ice di uh, Gio is written about the the changes, the dramatic changes that have seen happening uh, in the sea ice of the Arctic and the Antarctic since I started to go there and work on it 50 years ago. And uh, those dramatic changes in the ice cover uh, also produce, in their turn, other large changes in the climate uh, of the entire planet, not just of the Arctic or the Antarctic. The so changes related to sea level rise and to methane levels in the atmosphere. so uh, it's quite a. the, the, the polar seas have a, a large importance for the changes on the planet. so from that, in my book, we uh, conclude that it's, there's a very great urgency about doing something about climate change because um, of the way that these feedbacks make climate change more rapid. and uh, in to saying that, uh, i can personally conclude. That the way we should do this is not uh, by reducing carbon emissions, because we're not doing that anyway, and I doubt whether we'll succeed, but by removing carbon dioxide directly from the atmosphere. And I think that's the only way to save ourselves. So, ah, oh, okay. <laughs> okay, this is what the ice was like 50 years ago uh, in the Arctic. It was, very, it was always many years old, called multi year ice. very very thick and rugged and you can see pretty grim to try to walk over it this is what it's like today um much thinner uh, it grows and disappears in, inside a single year it's um and parts of that ice are quite unsafe to walk on um the reason for this of course is is global warming um carbon dioxide in the atmosphere is increasing air temperatures Uh, but the Arctic is warming up much faster than any other part of the planet. Um, the uh, ah. well, <laughs> um, yeah, uh, the. Since the 1950s, the the average temperature of the Earth has gone up by about 0 0.7 of a degree. But if we look at the Arctic, the high latitudes in the north, is much more. It's about two and a half degrees. So about three or four times as fast, at the warming in the Arctic. Um, so the cha that produces rapid changes in the ice cover. In the old days, on the uh, this is how the the ice changed from winter to summer. On the right, it was. though in the winter it filled the arctic ocean and it cemented together i think north america and asia made you feel that you were the same continent and the ice retreated only a little way in the summer that's on the left still filling the arctic ocean but then in the in the last 10 to 15 years the retreat of sea ice has accelerated and on the left we see in 2007 about half of the arctic ocean's ice disappeared in the summer so we had a half of an open ocean there and this has continued in in more recent years and we see impacts on many aspects of arctic life for instance uh, the in native inhabitants of the arctic the inuit uh, these are inuit hunters uh, on the polar bear hunt and They've been finding that the ice is now getting so thin that uh, their sledges go through the holes in the ice. So, my research group has helped provide these hunters with radar to put on the bottom of their sledges to give them a warning signal if the ice is too thin. Uh, because of the ice being thinner, we can't do the things we used to do in the Arctic. Um, in big international projects, European Union projects, for instance, we used to establish camps on the ice like this, uh, where we'd fly out a lot of huts and work there uh, on the properties of the ice for two months. But we can't do that anymore because you have to fly these out on a, in a plane, and the, the, the ice is too thin and too unsafe now to have a runway. On. So, to measure the thickness, for many years I've been working from submarines in the Arctic, uh, going up um, in. Uh, uh with a upward looking sonar to measure the ice thickness and this is what we saw in early years a lot of these deep ridges uh which which make up a big part of the ice volume those have gone now and uh the thinning of the ice and the, the shrinking of the ice together mean that we only have a quarter of the volume of ice now in summer in the arctic as we used to have in the 1970s So 1979 on the left and 2011 on the right, we see how much ice has disappeared. We have very much less. That's one of the reasons for calling this book a farewell to ice. The impacts of that: first of all, it makes global warming go faster because the um, origin the ice that was there in the summer is white. It reflects a lot of solar radiation and um, back into space. But when that ice is gone. uh, you have a dark water surface and you, it, it gets to be uh, absorbed more radiation. That's called an albedo change. Also, the albedo change is due to the snow retreating. The snow is now retreating from a lot of places that you expected to see ice, to see snow all the year round, like Alaska and Siberia. Uh, the, the warmer air in the Arctic now moves over the Greenland ice sheet and melts it at the top. And that's putting ice into the ocean so that um, we're going to be having uh, a more rapid global sea level rise than previously expected. The uh, Intergovernmental Panel on Climate Change predicted only about 20 centimetres by the end of the century, but new discoveries mean we think it will be at least a metre, maybe a lot more than a metre. And that will inundate a lot of coastal cities around the world, including Venice, and it will also affect. coastal regions where there's a lot of poor people living uh, without the benefit of flood defences like Bangladesh um th another threat which is could be very serious is that there's a, a lot of methane contained under the sediments of the shallow parts of the arctic ocean that's these seas just off siberia and uh, as the protect there's a protective layer on the seabed of um uh, of permafrost and that's melting because the water's getting warmer and as it melts the methane escapes in the form of these plumes and and bubbles and that methane is a very active global um greenhouse gas so we could if it all came out at once we could have an immediate change of global temperature of at least 0.6 of a degree which would be a catastrophe um another effect we get uh, because of this warming is uh something we experience here which is extreme weather events that's extremely cold or extremely hot periods and that's due to the fact that um there's a, the polar the air mass over the arctic uh, is getting warmer compared to the air mass over the tropics the temperature difference goes down and that means that the wind which separates these two the jet stream gets weaker and because it's weaker it goes into these big Lobes and that allows warm air to get further north and cold air to get further south, so we get alternating cold and hot periods. And of course, that's in middle latitudes, so that means that we experience that, uh, and, and also all the places that grow a lot of crops experience those problems. So, what are we going to do about it? We need to do something about it very urgently, and one of the reasons is we're not doing anything about it now. Because the best measure of global warming rate is the level of CO2 in the atmosphere, that's been measured since 1958 from a volcano of, uh, of Hawaii, Mauna Loa, and uh, it's, the, the, the quantity is going up at an accelerating rate. There's absolutely no sign that anything any politician has said or done has had the slightest effect on carbon dioxide levels. Including the Paris Climate Agreement of 2015 and all the uh, UN um, uh, reports before that, nothing changes. The level just keeps going up. And oh, I've done it again. Uh, <laughs> what have I done now? Uh, okay. Do I run it? We have one more minute one more minute. it'll take me that long to get to it. Right? yeah, okay. so the diagnosis by greta thunberg that adults have done nothing about global change and it's children who will be experiencing the worst effects when they grow up is absolutely true. Uh, the worst offenders putting uh, are china and india at the moment. But to deal with this, I think we have to take carbon dioxide out of the atmosphere because um, reducing emissions doesn't do any help. It just means the climate warms more slowly. It, we can't get back to a colder climate. We can only do that by extracting it from the atmosphere. And there are methods that do this by using um, passing the carbon dioxide, passing air over absorbers. The carbon dioxide then can be pumped out into the and into rock or to to make artificial uh, chemicals like um uh, like li artificial limestone and if we can get rid of 40 billion tons a year which seems a lot but is possible then we can save the world and we can bring the the CO2 levels down and and this is a product of a lot of work that's going on now but that work is not funded properly uh it's small companies struggling to develop methods So we need a huge world effort to install method, uh, equipment for taking carbon dioxide out of the atmosphere. And it needs to be something like the Manhattan Project, but unlike the real Manhattan Project, it should be not secret, but everybody should be working together. Thank you, Professor Wadhams. Please join me here. Gabriele Beccaria. Uh, thank you, professor wadham. Um, i was very impressed by your description of the environmental disaster which is going on. and now the, the big question that we have as public opinion, we know that um, international treaties and agreements, uh, they are not really working and we are not able to at least to decrease the pace of the, this global disaster going on. So, I would like to ask you what kind of new strategy we could implement. First of all, you as scientists, do you have any suggestion in order to communicate in a better way to public opinion and also to governments in order to put more pressure on mankind in order to face this global emergency? Well, the things we can do, um, as I said, I think my personal view is that the most important thing we can do. Is to develop methods to take carbon dioxide out of the atmosphere, and this method of passing it over absorbers is called direct air capture. But it doesn't have to be done that way. It, I think, it, in the end, it will have to be. But there are other methods that have been proposed, um, which are milder but take longer, like forestation, making huge areas of forest. But there's probably not enough space on Earth for that. another one is to develop methods of uh, encouraging growth of plankton but i think direct air capture is the answer and the cost is too great at the moment but it comes down if you spend a lot of money there's there's no si unknown science in this it's just technology and if we look for instance at the cost of solar energy it's only 1% of what it was 10 years ago if you spend enough money you can bring the cost of any technology down And I think we can bring it to the, to the level where we can actually um, deploy uh, direct air capture globally. And that's, that's the thing that will save us. Because the trouble with carbon dioxide is that it stays in the, cl in the climate system for a long time. Um, I mean, I disagree with, with Greta Thunberg <laughs> in one sense, that she's saying we've got to wake up to this and do something as an emergency, which I agree with. But her view is, is that. It's the same as the official view that we can do it by reducing carbon emissions down to almost zero. But we can't because, first of all, we're not going to do that. And secondly, um, the carbon stays in the, in the climate system for hundreds of years. So by reducing our emissions, all we're doing is warming the climate more slowly. We're not getting back, we're not cooling the climate. Whereas bringing down the CO2 level by removing co2 could actually cool the climate and take us some way back towards a more livable climate so for the future i would recommend big big international research on uh, direct air capture and implementing it but to make people realize this i um well i think that's where we owe a lot to to greta and to these extinction rebellion people because They brought it to the attention of the public so strongly, in a way that scientists hadn't managed to do. For we've we've known about this for 30 years, but haven't, science, somehow scientists haven't managed to get it across to the public with a sufficient sense of urgency. And I think it takes activists to do that. So, um, really approve of what, what she's been doing. Thank you. Next question. Elena Duzzi. Uh, i wonder why um, everybody before greta uh, failed to convey the message. Uh, uh, we had politicians like uh, al gore, we have actors like uh, leonardo dicaprio, singers. Uh, we had uh, green parties uh, more or less everywhere in the world. and all of them failed in mobilizing the people. Uh, why did Greta succeed? Um, well, I think because she's an ordinary person and obviously sincere and honest. So, um, a lot of the people who who have been trying to draw attention to climate change are suspected, by, especially by climate change deniers, of having some hidden agenda. But, but she obviously hasn't, she's, she's just saying what she, she knows. and and so that, i think is why she's been so successful also interestingly which not many people know uh, she's a, a, a cousin a distant cousin of Svant Arrhenius who wrote the first scientific paper on the greenhouse effect in 1896 <laughs> so she's descended from him and uh, so she has a, a background in in climate change so that's quite Anna Meldolesi, the next question from Anna Meldolesi. Uh, climate denialists uh, usually reject uh, climate models, uh, saying that simulations are not real science. They are wrong, of course, uh, but I feel that when I try to, to, to answer back, uh, I'm not so convincing enough. I'm certain that you can help me win the argument next time, so I'm asking you to help me. Which is the best way to answer back to, to this ob objection? Well, uh, one of the ways, and then there's, there's a list of this standard things that climate change deniers say and how to respond to them. <laughs> and so, one of them is. The Earth's climate has been changing up and down for millions of years, and so therefore, why should this change be any different? It's just uh, a random thing. But of course, it isn't, because if you track climate for the last thousand years, the changes have been s very slow, and then suddenly they became almost a vertical change when we had the Industrial Revolution. So you can point to that curve of um, uh, change of temperature. and uh and another thing that that deniers will say and every republican senator in the US says this when asked a question they will say the jury is out on whether climate change is due to man because the jury hasn't been out for about 100 years <laughs> since Arrhenius the jury has decided that that uh, man is causing climate change um so you can point just to the evidence and Uh, it's, it's, it's evidence that, 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 in the end, should convince them, but it won't because the deniers usually have a hidden agenda that they're being funded by the oil industry or the coal industry. They're making money out of denying climate change and trying to keep people from doing anything about it. So you, you, can, you can challenge their honesty, but of yes. course they, would, they don't like that. <laughs> you have much more than simulations at hand. Yes, with so just the, the, data. Yes so there is a difference because sometimes there is something wrong with models like the the models for sea ice retreat the climate models predict a much slower retreat than we actually see so um in that case you shouldn't you can't sort of say the models are false um what you really have to say is the models obviously haven't got all the processes in them properly and we need to do better in order to match the models to the data, but we always believe the data above the models. Thank you. rosella Panadese, last question from you. I'm sorry, I prefer to speak Italian. No worries, Antonio, I'll translate. Maybe, <laughs> ok. can translate my question. Um, il, dopo aver letto il suo libro, um, questo addio ai ghiacci mi pare insomma, da prendere alla lettera piuttosto che essere un invito alla... Sensibilizzazione, e in un articolo uscito su Nature qualche settimana fa, qualche giorno fa, si, insomma, il dato di possibile scioglimento del permafrost è molto più veloce di quanto i modelli eh, prevedessero. E anche se noi diventiamo molto virtuosi, se mettiamo in atto una serie di, di scelte, di politiche, rischiamo di non riavere più quei ghiacci che lei ha conosciuto all'inizio della sua carriera. I think it's important to try to go back um for the reason that you mentioned about permafrost alone um because the the threat of a permafrost explosion from the arctic seabed mm. is because the the coastal seas of the arctic are getting warmer because the ice has gone if we could cool the planet then the ice will come back And it's less likely that methane will escape in huge quantities and give us a, a, a big climate boost. So, going back will reduce the risks of extreme events happening. Um, and that, that, in itself, is worth doing. Um, yes, um, we have to take 40 billion tons of carbon dioxide out of the atmosphere. But if we could reduce our emissions, um, we would have to take less out per year. If we want to, 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 to stay where we are, we have to take 40 billion. But if we could halve our emissions, um, we'd only have to take 20 billion tons, which is a lower, lower heap. <laughs> okay, thank you very much to Peter Wadhams. Congratulations. Thank you. Thank you. Grazie. Dai ghiacci del polo nord, in questo caso dell'Artico, eh, andiamo fuori dalla Terra con la prossima finalista Sandra Savaglio, eh, che invito sul palco, è un'astronoma astrofisica italiana. A cui do il bentornato sul palco del Premio Galileo perché. Eh, vi ricorderete che Sandra Savaglio, lo scorso anno era presidente della giuria scientifica del premio. Quest'anno si è messa in gioco, è passata dall'altra parte. Quindi, eh, doppie congratulazioni. Eh, Sandra, breve presentazione: eh, dopo un periodo negli Stati Uniti eh, e in Germania. Durante il quale ha ricevuto una copertina su Time, eh, in cui si parlava appunto dei cervelli in fuga dall'Europa, ha deciso di ritornare in Italia. È ora eh, professoressa di astronomia e astrofisica all'Università della Calabria. Eh, ci presenta tutto l'universo per chi ha poco spazio-tempo. Benvenuta. Grazie, buonasera. Eh, vi faccio vedere la foto della Luna non perché. Eh Quest'anno si celebrano i 50 anni dell'allunaggio, ma perché il libro parte dalla Luna e attraverso tutto l'universo. Um, questa è un'immagine della Via Lattea. La Via Lattea è la nostra galassia. Il Sole si trova dentro la Via Lattea insieme a più di due, 200 miliardi di altre di, di stelle, forse di più. E, um, che è successo? Quindi questa è la via lattea, no aspettate, eh. problemi tecnici. Um, qui c'è il centro della galassia e il centro della galassia contiene un buco nero gigante eh, dove tutto gira intorno, il Sole gira intorno al buco nero a 240 km al secondo. La Via Lattea, se la fotografiamo da tutta la Terra e poi la proiettiamo su uno schermo, ci appare così. Quindi dobbiamo andare al sud della Terra, in Australia, in Brasile, e riusciamo a vedere cose che da, dall'emisfero nord non si vede. Qui c'è il centro della galassia e queste sono alcune cose note, per esempio la costellazione di Orione, poi Andromeda, che è la galassia gigante più vicina alla nostra, molto simile alla nostra, più per esempio due galassie più piccole e satelliti che ci girano intorno, Le grandi, la grande nube di Magellano e la piccola nube di Magellano. Vi dirò qualcosa della grande nube di Magellano eh, tra un attimo. Però prima guardiamo per esempio alcune cose importanti. La luce viaggia alla massima velocità possibile in natura, che è di circa 300.000 km al secondo. L'universo quindi è 4D e non 3D, dove il tempo è la quarta dimensione. Tutte le cose che noi vediamo eh, sono immagini del passato, per esempio, Andromeda è lontana 2,5 milioni di anni luce. Quindi, questa immagine di Andromeda ha 2,5 milioni di anni. E, e poi. Um, L'universo ha un'età di 13,8 miliardi di anni, tutte le cose più lontane che noi vediamo appartengono a un universo che era molto giovane. Ora vediamo eh, per esempio la costellazione uh, di Orione, che è questa qua, vi aiuto. E ci sono due stelle interessanti in questa costellazione: sono due stelle giganti e queste due stelle giganti sono Rigel. O Rigel Distanza 860 anni luce, quindi sono stelle vicine nella nostra galassia. Un'altra una stella è Betelgeuse, 640 anni luce. Sono stelle che non si appartengono, sono molto lontane tra di loro, però sono vicine anche al Sole. E, oltre ad essere delle stelle giganti, 10 o 20 volte più grandi della, del Sole in termini di massa, hanno un'altra cosa in comune: finiranno la loro vita con una gigantesca esplosione. Solo che Rigel, che è blu, non è pronta per esplodere, mentre Betelgeuse sì, e quando esploderò, esploderà, potrebbe succedere domani, o tra cent'anni, o tra mille anni, diventerà una gigantesca supernova. Siete tutti allarmati, abbiamo sentito che ci sono emergenze più, uh, più importanti. Um, dopo un po' di tempo, ah, questa qui è una simulazione fatta al computer, vabbè non si vede. Eh, dopo un po' di tempo, un'esplosione di, di una stella diventa qualcosa di questo tipo. Questa è un'esplosione vista nell'anno 1054 di una stella che era lontana, 6500 anni luce da qui. E questa qui è una nebulosa del granchio, si chiama che è il resto di quello che rimane di quell'esplosione. Nell'esplosione la stella viene distrutta e tutto quello di cui fa parte la stella viene sparata nello spazio interstellare ad altissima velocità, 10.000-20.000 km al secondo. E al centro di questa esplosione rimane il nucleo di quella stella, che diventa una cosa molto compatta ehm, ed estremamente piccola, molto densa, e quindi diventerà una stella di neutroni. La stella di neutroni ha, in questo caso delle caratteristiche particolari, c'è cioè una dimensione di 20 km, una massa che è molto, abbastanza più grande della massa del Sole e che eh, fa 30 giri al secondo. Sono oggetti particolari, vengono studiati grazie alla relatività generale di cui voi avete sentito parlare e sono un pelino meno densi dei buchi neri. Alcune volte queste esplosioni danno vita a, a dei resti che sono dei buchi neri. Um, questo è un altro resto di supernova che è stato osservata quattro secoli fa da Giovanni Keplero qui a Padova. Si trovava qui a lavorare con Galileo, qualche anno prima che Galileo utilizzasse il telescopio per guardare il cielo e ha osservato questa esplosione. Che ora ci appare così, è grande, decine di anni luce di dimensioni. Ma ehm, questa, quella di prima, è l'ultima esplosione sicuramente vista e documentata avvenuta nella nostra galassia. Da allora quasi niente più, forse qualcosa, ma non, non c'è grande certezza. Invece c'è stato un evento recente in una, nella nube, Grande Nube di Magellano, che è questa galassia satellite alla Via Lattea. In, in questa regione qui, questa è la Grande Nube di Magellano, che dista 170 anni. 68.000 anni, anni luce da qui. E questa regione qui si chiama Nebulosa del Granchio, è una regione giovane di formazione stellare, è un covo di stelle giganti, tutte destinate a, ad esplodere. La ingrandisco, questa è un'immagine d'archivio della Nebulosa uh, della Tarantola, dove qualche tempo fa... È avvenuta un'esplosione. L'esplosione è avvenuta 170.000 anni fa. Eh? Ricordatevi che c'è questo piccolo ritardo. E la stella che è esplosa era una gigante blu: all'epoca non si pensava che le giganti blu esplodessero, ma questa è esplosa e ha dato origine a questa fantastica immagine. Ora, questa stella è stata molto. è già finita? Due minuti. Questa stella ha avuto qualcosa di particolare. Quando esplode una stella, di di una stella tipo supernova, la maggior parte dell'energia va a finire in neutrini. E i neutrini sono particelle leggere, non interagiscono, viaggiano come se fossero nel vuoto. Ne vengono prodotti miliardi di miliardi di miliardi, eccetera, in un'esplosione. Per quell'occasione lì ce ne sono, stat sono stati trovati, misurati in tre laboratori diversi, i neutrini sulla Terra, in totale 24. Ed è stata l'unica sorgente, finora sicuramente identificata, per cui è stato possibile sapere esattamente da dove arrivavano questi neutrini, a parte quelli del Sole. I neutrini sono particelle particolari perché oggi, insieme ai fotoni, che sono le particelle che trasportano la luce, la radiazione, sono le particelle più numerose che esistono nell'universo, di gran lunga di più degli atomi, di da materia oscura e di tutto il resto. Eh, però non contano in termini di, di peso, perché sono particelle molto leggere, i fotoni nemmeno pesano niente. Oggi siamo in termini di energia e massa nell'universo, oggi per effetto di una grande espansione dell'universo, adesso è molto diluito, abbiamo un 5% di atomi un 26 per, 27% di qualcosa che non sappiamo esattamente cos'è, che chiamiamo materia oscura, e tutto il resto ancora meno, non sappiamo veramente cosa sia, la chiamiamo energia oscura. La radiazione, i fotoni e i neutrini oggi non contano niente, ma nel passato non era così. A 380.000 an eh, anni dopo il Big Bang, dopo l'inizio dell'universo, Uh, l'universo era fatto per il 12% di atomi, la materia oscura era il 63%, ma l'universo era anche molto più caldo, molto più denso, per cui la radiazione contava per il 15% e un litro il 10%. Tutte queste cose sono complicate da studiare, se ci siamo arrivati nell'ultimo secolo, eccetera, ma molte di queste cose ce l'hanno detto una grande scoperta fatta nell'astronomia degli anni 60. Ah sì, uh, oggi l'universo è quasi vuoto, vuol dire che in media c'è meno di 3 miliardesimi di miliardesimi di miliardesimi di chilogrammo per metro cubo. Bisogna prendere alcuni, alcuni metri cubi di, vol di volume dell'universo per avere la speranza di trovare un atomo. E, quindi, questo è quello che vediamo diciamo, nella luce ottica con, gli, con i telescopi ottici dell'universo. Ma se guardiamo l'universo in un'altra lunghezza d'onda, cioè nelle microonde, troviamo questo. Questa è la sfera celeste osservata nelle microonde e quello che noi stiamo osservando è la radiazione cosmica di fondo. Quello che rimane della radiazione. A 380.000 anni dopo il Big Bang, quando c'è stata una, una separazione, una rottura di equilibrio, si dice in gergo, tra la radiazione e la materia, quando l'universo era molto uniforme, quando non esistevano stelle, quando diciamo eravamo tutti uguali. E, e oggi questa radiazione cosmica di fondo è molto fredda, è diventata quasi vicino allo zero assoluto si vede nelle microonde e ci ha detto tantissimo di quello che è l'universo, del Big Bang della creazione dell dell e dell'evoluzione dell'universo e gli scienziati, molti scienziati e sicuramente i fisici e gli astrofisici considerano questa la scoperta più importante mai fatta dall'umanità fine del viaggio nello spazio-tempo grazie Sandra Savaglio prego, accomodati e grazie per questo viaggio nell'universo in dieci minuti, che è più poco spazio-tempo di così. Prego. Chi parte? Elena Dusi. Mi chiedevo eh, se a voi astronomi capita ancora di guardare le stelle, cioè di appoggiare l'occhio a un telescopio, di alzare lo sguardo in su e guardare il cielo. Non da un computer, non da un grande strumento, ma così per affascinarvi. Sì, eh, io devo dire la verità che quando mi trovo in un luogo buio alzo sempre il viso e mi affascina sempre vedere questi puntini luminosi. E, sfortunatamente a causa dell'inquinamento, dei danni che stiamo facendo, è sempre più difficile vedere la sfera celeste. Uh, però è comunque molto bello. Una cosa che mi è piaciuto molto vedere ultimamente con i miei studenti, e loro sono rimasti affascinati, è vedere un punto luminoso molto brillante, che non è una stella, che è la, la stazione internazionale Spa spaziale, come si dice, scusa, vabbè quella, e, è una cosa che fa un giro in un'ora e mezza intorno alla Terra, viaggia a 6 o 7 km al secondo ed è molto, in alcuni momenti può essere molto luminoso è una cosa bellissima se sapete dove, da dove arriva si vede benissimo è più, in alcuni casi è più luminoso di Venere che è l'astro più luminoso della sfera celeste però sì guardare il cielo di notte è ancora estremamente affascinante però non mi chiedete le costellazioni l'oroscopo che non ne so niente gabriele beccaria mi chiedevo, questo libro è molto bello e c'è la grande passione che lei dimostra in queste ricerche, e, però mi fa impressione perché da una parte eh, l'universo che descrive, che ci ha descritto anche stasera, è insomma, di fatto talmente grande che noi siamo qui bloccati e vediamo delle cose lontanissime che sono proprio non comparabili con, di, con noi. Nello stesso tempo però lei sa che adesso sta andando molto di moda l'idea di tornare sulla Luna. Elon Musk dice andremo su Marte entro 20-30 anni. Ci sono molti scienziati che dicono che la specie umana è destinata a diventare, dicono, la specie multiplanetaria che si trasferirà, insomma, almeno nel nostro sistema solare. E allora ecco, volevo sapere dal gesto eloquente... Se lei, ci, se lei ci crede a questa migrazione che prima o poi, magari, faranno i nostri nipoti, oppure è meglio che stiamo qui con no, i piedi per terra? Sicuramente le migrazioni probabilmente ci potrebbero essere, ma non sarà la specie umana. Sicuramente sarà la, la razza umana che si è cambiata moltissimo negli ultimi centomila anni. Continuerà a cambiare, è possibile che cambierà più velocemente le nostre capacità di trasferirci in un altro pianeta. Eh, però queste sono domande fondamentali, cioè una risposta vera ancora non ce l'abbiamo. Eh, oppure, per esempio, esistono vite su altri posti, oppure possiamo trasferirci su altre stelle, eccetera. Questi sono grandissimi misteri e on onestamente quello che ci fa pensare, cioè, queste domande sono: ma, per ma perché esistiamo? No? Allora, molti di voi sanno la risposta, in particolare i credenti. Ma chi non crede? Perché siamo qui? E che cosa ci ha creato? Non me lo dite che lo sapete tutti, è perché io sono sicura che un po' di voi non, non crede. Rossella Panarese. Le domande sono finite, insomma, con questa domanda le domande sono, sono praticamente finite. Insomma, però, insomma, nel tuo libro, Sandra Savaglio. Tu fai un patto con il lettore e con le lettrici, no? Cioè, dici io credo che, che, che ci sia la possibilità di raccontare la scienza, la fisica anche a chi magari non ha tutti gli strumenti, non ha studiato fisica per molti anni e non è, e non è un fisico. Io credo che una delle cose che anche da questo libro viene fuori è quel senso di spostamento dai nostri sensi comuni che è un po' quello che la scienza ci sta insegnando in questo, in questo periodo, no? spostarci non solo dal senso comune ma dai nostri, dai nostri sensi. E ti posso chiedere in un minuto di, di farci sperdere un po', di farci capire in che modo noi andiamo oltre i nostri sensi comuni, tra distanze, tutto, niente, tutti quei concetti fondamentali che... La filosofia ci ha insegnato e che oggi in qualche modo la fisica ci mette davanti in modo più drammatico, se vogliamo. Um, sì, questa è una cosa un pochino che mi incuriosisce: nel senso che esistono, ci sono tante scoperte che vengono comunicate al pubblico, magari di più di quello che veniva fatto in passato. E in passato spesso ci, mi sentivo dire, voi fate un lavoro inutile perché dobbiamo cercare cose che non raggiungeremo mai. Adesso però le persone stanno imparando di più e vogliono sapere di più che in passato e sono molto curiose e, e, molto, e spesso sono anche più preparate. Magari io non posso seguire sempre tutto quanto, magari le persone leggono e sanno e quindi vogliono essere coinvolte le, le persone, vogliono sapere che cosa facciamo. Quindi è giusto che ci sia questa condivisione e, e far vedere che noi facciamo... Un lavoro di routine certo, da certosini, diceva cioè il mio professore di fisica: no? cioè, stiamo lì seduti tanto tempo a fare cose che sembrano totalmente inutili alla maggior parte delle persone. Ma il significato di tutto questo è che noi abbiamo la necessità di sapere, vogliamo sapere da dove veniamo e dove andremo a finire e se ci sarà un domani. No? il fatto che noi vogliamo, abbiamo dentro il desiderio di vivere per sempre, è per questo che esistono le, le religioni, ce ne sono a centinaia, perché non ci sta bene di, di morire a nessuno, e tutti sentiamo di essere immortali, e questa è, è una cosa che ci accomuna a tutti, e questa dell'esplorazione ci accomuna da sempre, cioè, io lo dicevo l'altra volta quando sono venuta la prima volta qui, eh, Cristoforo Colombo che <ride> doveva fare il giro di qua, ma vai di là come fanno gli altri, e <ride> eh, lui, lui ha diciamo, ottenuto il finanziamento perché diceva che c'era un modo per avere un commercio più facile, ma io non, cioè, non lo so, non credo. Tu forse lo sai che forse qualcuno lo sa perché si è preso a fare rischiando la vita, eccetera. Io non la rischio la vita, cioè, vabbè, le, le stelle esplodono, ma sono lontane. La rischieremo tutti, Anna Mendolesi. Qualche settimana fa mi è capitato di leggere un commento di una stimabile intellettuale eh, che diceva: Riusciamo a fotografare un buco nero, non riusciamo a salvare Notre Dame. No? Questo tipo di ragionamento è eh, abbastanza emblematico, forse, di, di come, intanto, eh, sia difficile far capire che la bellezza della scienza non ha niente da invidiare alla bellezza dell'arte e forse anche che il valore della scienza non, non, non necessariamente ha a che fare con uh, la sua utilità, insomma, è immediata. Per cui volevo chiederle come replicherebbe a questo tipo di argomento, però coglierei anche l'occasione, perché non resisto, eh, a chiederle eh, un commento anche su un altro fatto. Finalmente c'è stata una donna che ha vinto il premio Nobel per la fisica quest'anno, dopo oltre 50 anni. Mi chiedevo se lei se lo aspettava e se è fiduciosa che non dovremmo aspettare altri 50 anni per vederne un altro. Um, ma quando vince, vince una donna, sicuramente sono estremamente contenta. E in passato tante donne avrebbero meritato, non l'hanno avuto, quindi è ora insomma, che questo succeda. E, um, allora la prima domanda. Facciamo <ride> fotografare sì, Buconero, Buconero, il buco nero è... oppure Notre Dame? Eh, sono cose molto diverse. Eh, tutte e due hanno significato, devono esistere. La bellezza dell'arte non la contesta nessuno, ma que anche queste cose hanno una bellezza fondamentale, quindi. La, la foto del buco nero è costata uno sforzo immenso, durato, una ricerca che è durata due anni per fare una fotografia e non si fermeranno qui sicuramente. E tutto questo ha senso perché sembra inutile ma non ne possiamo fare a meno, come non, come non possiamo fare a meno di, di, di scrivere la musica o di scrivere una poesia. Eccetera, eccetera, e la nostra natura è quello che ci fa essere superiori a tutte le altre specie, se vogliamo dire che siamo superiori, anche se siamo anche, stiamo anche distruggendo il pianeta. Su questa nota, ringraziamo Sandra Savaglio, tutto l'universo. Per chi ha poco spazio tempo, Mondadori, l appoggia pure qui. E chiamiamo sul palco l'ultimo autore finalista Roberto De Fez, eh, laboratorio di biotecnologia microbica all'Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR di Napoli. E anche in questo caso Roberto De Fez è un volto eh, conosciuto del Premio Galileo perché qualche anno fa è stato di nuovo in, nella cinquina finalista, se non erro. Questa sera ci presenta Scoperta come la ricerca scientifica può aiutare a cambiare l'Italia. Benvenuto. Grazie, grazie a voi per restare fino a quest'ora qui. Eh, dunque, scoperta eh, è un titolo molto ambiguo, perché non vuol dire che abbiamo trovato cose clamorose, ma eh, l'idea del titolo è di svelare la ricerca scientifica, cioè di scoprire, di levare la coperta a, alle cose bellissime e alle magagne della eh, ricerca scientifica, per cui è anche una, o forse soprattutto, eh, un'analisi impietosa degli errori che fanno costantemente gli scienziati. Eh, eh, nonostante quello che vi ho detto, eh, eh, il libro inizia eh, cercando di fare un parallelo tra un monumento, uno dei nostri grandissimi monumenti, e la ricerca scientifica. Io paragono eh, gli scienziati a dei mattoni di uno dei più bei monumenti eh, che abbiamo nel nostro paese. Eh, un mattone sul quale verrà poggiato il mattone successivo, quindi una costruzione in cui la correttezza, l'onestà dello scienziato servirà di eh, supporto per sviluppare quell'opera, per farla crescere sempre di più, per farla diventare sempre più bella. Uh, quindi, uh, la scienza come un'altra forma di arte, visto che ci siamo appena passati per questa, uh, per questa vicenda, um, ma anche uh, come dire, da un altro punto di vista, la meraviglia della ricerca scientifica sta nel fatto che è esplosa negli ultimi decenni, è esplosa perché la ricerca scientifica è un termometro della democrazia. Se c'è democrazia c'è ricerca scientifica perché non c'è modo di ingabbiare la testa di uno scienziato e quindi uno Stato totalitario, una delle prime cose che deve fare è spegnere la ricerca scientifica. Quindi la ricerca scientifica esplode negli ultimi decenni in tutto il mondo come termometro di una democrazia che si riesce a espandere in tutto il mondo. Con una serie di guai, una serie di guai di questo genere, in cui eh, eh, il potere dell'innovazione, della conoscenza scientifica, si traduce nelle cosiddette fake news. Eh, un argomento che ci attanaglia da tanto tempo, con episodi continui che vediamo succedere in questo Paese, dal professor Di Bella alla storia dei vaccini dalle accuse contro la professoressa Capua agli organismi geneticamente modificati, senza dimenticare la sentenza di primo grado per l'intera commissione grandi rischi, tutta condannata a sei anni di reclusione in primo grado, poi assolta in appello, per non aver sostanzialmente avvisato la popolazione dell'imminenza di un terremoto. Cioè, per non aver saputo dare informazioni sicure su un evento imprevedibile. Questo è il problema della ricerca scientifica, che non dà certezze, eh, espone dei dati, ma non basta. Eh, L'esempio più grave, secondo me, forse non ancora del tutto compreso, è quello della, della vicenda Stamina, cioè di un signore, un professore, di lettere che inventa una cura per curare centinaia di malattie differenti e riesce a farle iniettare in un ospedale pubblico di questo paese. Abbiamo messo a rischio l'intero sistema sanitario nazionale per una vicenda di questo genere. E il problema è che un giornalista televisivo gli è andato dietro raccontando cose che nemmeno lui aveva osato dire. Su tutto questo si innestano di nuovo dei tribunali. 750 tribunali di questo paese hanno sentenziato che la poltiglia del professor Vannoni andava iniettata in bambini appesi fra la vita e la morte per un filo. 750 tribunali scrivendo che non c'era nessuna evidenza scientifica che quella poltiglia potesse funzionare. Ecco. Qual è la capacità di un giornalista, quindi dei media, eh, della politica, della magistratura, di dotarsi di esperti autorevoli disciplina per disciplina? Come fa un singolo magistrato a capire a chi si deve rivolgere per risolvere una questione che non ha mai affrontato in vita sua e che non, sa, che non conosce? Eh, non finisce qui. Qui sotto vi faccio vedere due cartelli stradali, sono lo stesso cartello stradale con due scenari alle spalle differenti. Questa è la vicenda della eh, moria degli ulivi nel Salento, causata da un batterio da quarantena Xylella fastidiosa. Vedete che cosa ha combinato nel giro di pochi anni. Eh, e anche su queste vicende eh, eh, è trionfata l'ostilità verso la ricerca scientifica. Questo è il cosiddetto gigante di alliste, dopo pochi anni dall'attacco di Xilella e ora è in queste condizioni. Il gigante di alliste aveva 1500 anni. Noi ci siamo giocati nel giro di pochi anni. 1500 anni di storia per un batterio patogeno che mai era stato visto al mondo e mai era stato identificato, ma gli scienziati pugliesi avevano correttamente identificato il patogeno ormai quasi sei anni fa. Però, però è intervenuta la magistratura. Eh, L'infezione nasce in un angolino a sud della Puglia. L'anno successivo si estende molto più a nord, il 2015 va nelle province di Brindisi e di Taranto, eh, nel 2018 sfiora la, la provincia di Bari, ora è entrata nella provincia di Bari. Questo perché? Perché non è stato fatto nulla. Perché nel 2015 la magistratura blocca il sequestro degli ulivi. È come se voi aveste bloccato una, diciamo, un medico che voleva curare una cancrena. La cancrena sale. Risale dalla punta del titolo, dal punto del mignolo, mano a mano al braccio fino al, alla, alla, alla persona. Cosa scrive il procuratore della Repubblica di Lecce del 2015? Che ha il sospetto che in realtà lì ci siano i giochi di sporche multinazionali che vogliono spargere erbicidi in Puglia e che quella è la causa per cui si sono indeboliti gli. Nel decreto del novembre 2015 scrive che questo sospetto in qualche modo si avvalora per il fatto che la multinazionale a lui più invisa aveva acquistato otto anni prima un'altra multinazionale biotecnologica di nome Allelix. Ora, se voi avete masticato un po' di genetica, un Allele è lo stesso gene che prendete dal padre e dalla madre, fanno la stessa funzione, decidono non so, il colore degli occhi. E vengono chiamati alleli. Allora, se io leggo allelix, a me sembra un allele nel paese di Asterix. Ma il procuratore Cataldo Motta ci vede un'altra cosa. Ci vede che è la palindrome di Xilel. Cioè, quando sulla spiaggia andrete a leggere la settimana enigmistica, voi state indagando sulle intrighi delle più grandi multinazionali al mondo e sugli scopi reconditi che questi hanno. Mentre eh, i giudici decidevano, questa è la varietà pugliese di olivi sterminata a xylella e questa è la varietà che sta tollerando abbastanza la... Eh, L'attacco eh, del patogeno. Quattro giorni fa cinque, i cinque scienziati e i cinque amministratori messi sotto indagine dalla magistratura pugliese sono stati completamente scagionati dalle accuse infamanti che gli avevano rivolto, ma la loro vicenda giudiziaria purtroppo non è finita lì perché, comunque, bisogna trovare il mostro in qualche modo e eh. loro sono dei candidati mostri. 10 um, secondi. Dieci secondi. Dieci secondi. Vado. La questione italiana è una questione drammatica per varie ragioni, perché come sapete non uh, arrivano fondi, ci sono un deficit strutturale di tutti i uh, sostegni alla ricerca, perché ci sono frodi continue di scienziati che non riusciamo a reprimere perché non esistono ancora i meccanismi per bloccare. Uh, casi di uh, frodi di ricercatori, se non il ritiro dalla letteratura scientifica. Noi continuiamo ad assumere non giovani, ma ricercatori di mezza età, perché se chiam li chiamiamo giovani i ricercatori di mezza età, poi possiamo dire che non possono essere finanziati per fare le loro ricerche. Eh, e uh, ci manca un'agenzia per la ricerca scientifica che valuti su base meritocratica e soprattutto quello che Diciamo, forse è per rispondere alla domanda che mi facevi prima, eh, eh, qual è il problema di fronte a uno scenario di questo genere? È che io sento come dire, la colpa di essere complice della eh, diciamo, vergogna di aver espulso fiumi di, eh, di giovane generazione dal, dal Paese perché non è possibile dargli una prospettiva ragionevole di lavoro in Italia. Quindi noi formiamo generazioni di nuovi giovani ben sapendo che non potremo in nessun modo eh, offrirgli delle posizioni, non a loro, eh. ai migliori che vadano all'estero o tornino in Italia, è così. Eh, io diciamo, vi ricordo che saremo la patria di Galileo e che dovremmo ancora credere nel, nella maniera scientifica e la proposta è che la ricerca scientifica, cioè la scienza, abbia una voce, un'unica voce, cioè un coordinamento che possa andare a fornire gli esperti ai media, alla magistratura e alla politica, esperti selezionati dalla comunità scientifica, non cooptati per annuire alle idee preconfezionate degli altri attori. Grazie. Prego. Roberto De Fett. Chi di voi parte con le domande? Anna Meldolesi. Eccoci qua, allora, in molti paesi eh, i governi eh, si sono dotati di uffici di consulenza eh, oppure di una figura proprio di consulente scientifico. Eh, in Italia questa figura manca, eh, da parte della comunità scientifica ci sono state più volte richieste di istituire un qualche organismo che funzionasse diciamo da eh, anello di congiunzione tra la scienza e la politica. Se lei venisse chiamata a far parte di un organismo del genere, di consulenza, diventasse il consulente scientifico del governo, da dove inizierebbe a sbrogliare la matassa? Eh, eh, intanto eh, dipende da, da come vengo chiamato, cioè, fino adesso i consulenti scientifici devono, vengono selezionati sulla base di essere sodali a quel governo. Il problema è che quando io entro la mattina, tutte le mattine in laboratorio, il mio progetto di ricerca non finisce con la visione di un politico. Finisce a 3, 5, 7 anni. Scriviamo progetti di ricerca che finiranno fra 6-7 anni. Io ho bisogno di una, come dire, visione che non dipenda da un singolo schieramento politico, ma eh, come dire, dia una prospettiva di innovazione scientifica, tecnologica e applicativa per generazioni. Dobbiamo investire ora per avere a 15 anni il ritorno dell'investimento. Quindi dipende molto dal mandato. Se il mandato è di essere complice di un progetto, semplicemente resto a fare quello che sto facendo ed evito di fare brutte figure. Grazie. Gabriele Beccaria. Quando ho letto il libro di Roberto De Fez sono stato molto impressionato perché ho visto veramente un, il quadro della ricerca italiana che cos'è oggi, tutti i suoi problemi, gli interrogativi, quindi è, ne sono rimasto impressionato perché mi è, mi è apparso come un manuale perfetto che dava l'idea di quello che sta succedendo. Ma la domanda, tra le tante domande che mi sono venute spontanee c'è questa, ma la comunità degli scienziati eh, è davvero così eh, convinta di, di questi problemi ed è pronta a battersi per cambiare la situazione oppure, vista la, alcuni segni che vediamo, in realtà è ancora troppo divisa al suo interno e manca di quella coesione che probabilmente sarebbe fondamentale per un cambio di passo, perché altrimenti io non. Non vedo come se ne possa uscire. Eh beh, in gran parte non è pronta, in gran parte vede i problemi, ma non riesce ad affrontarli. Una delle cose che io scrivo nel libro è che finanziariamente l'Italia della ricerca è fallita. Abbiamo quasi, un, forse oltre un miliardo, forse un miliardo e mezzo di euro di rosso cioè di soldi che l'Europa ci ha dato, noi abbiamo dato ai laboratori di ricerca, i rendiconti non erano validi, non sono tornati, non sono stati approvati a Bruxelles, noi siamo tecnicamente in rosso. Quindi un fallimento finanziario, lasciamo perdere lo scientifico. Il scientifico è eccellente, è straordinario, secondo me pubblichiamo cose meravigliose nonostante tutto questo, ma... È incredibile che di fronte a uno scenario devastante di questo genere non ci sia una insurrezione. Eh, L'esempio diciamo, per quantificare il sistema, ogni tanto, ogni due o tre anni il Ministero si sveglia e finanzia i progetti di ricerca di base, i progetti PRIN. Possiamo dire che circa sono 30 milioni di euro l'anno per tutta la ricerca scientifica di base. Ma appaiono ogni tre anni, più o meno, per casomai per 90 milioni, poi nulla per anni. Un ricercatore francese, tutti gli anni, sa che il mese di settembre c'è un bando da 500 milioni di euro per la ricerca di base. No, non possiamo correre sulla stessa pista tra 30 e 500 milioni. Tra non so quando e lo so perché è il mese di settembre, tutti gli anni. E di fronte a questo scenario, siccome tutti gli scienziati, anche tutti quelli che avete sentito e visto oggi, vivono tra l'estero e l'Italia, non fra l'Italia e l'estero, lo vedono tutto questo. Vedono qual è la differenza e il disastro. Allora, continuare a tacere, per me, e quello che scrivo, è essere complici di questa storia. Abbiamo due minuti e dopo dobbiamo chiudere. Continuare a tacere e essere complici di questa storia. Ma il governo ha di fatto esautorato il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, e nessuna, nessuna, nessuno scienziato, nessun presidente degli altri enti di ricerca ha parlato se non quattro dei cinque membri della commissione di selezione dei, dei presidenti. Perché? Perché? <ride> Eh, perché questo è, è uno degli aspetti. Beh, si è dimesso anche il, 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 il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Diciamo se possiamo almeno aggiungere, ma perché per il meccanismo tradizionale, perché sono un po' tutti sotto contratto, sono un po' tutti sotto rinnovo, perché sono tutti un po' cooptati dal potere politico. La ragione per cui io scrivo il libro è per dire: gli esperti so, siamo noi a doverli selezionare. Siamo noi che sappiamo chi ha l'H-index, l'impact factor, la qualità della ricerca tale da poter fare il consulente. Eh, non lo facciamo, io continuerò a urlarlo. Dottoressa Panarese, ultima domanda di chiusura. Sì. Sì, sì. Direi che quello che diceva la, la, lo, stud, lo studente che ha parlato prima mi sembra. La, la, la visione più, più chiara di un'Italia spezzata in due, abbiamo una comunità scientifica di eccellenza abbiamo una situazione eh, come lei ci sta, eh, ci sta dicendo. Lei nel libro ce n'ha per tutti, per noi che facciamo comunicazione, per, eh, per la politica, per, eh, per anche per voi scienziati. Soprattutto. Non dovreste impegnarvi di più nel dialogare con la politica, perché in fondo la politica è diciamo, quella a cui dobbiamo rivolgersi per far funzionare questa baracca. Eh, diciamo, io ci provo in tutte le maniere, se sta dicendo a livello personale. Eh, il problema, nel senso che lo faccio di persona, lo faccio in audizioni, oh. lo faccio in riunioni, lo faccio in consulenze, lo faccio anche blind. Ossia, senza che il politico di questione lo sappia, pur di far arrivare l'informazione corretta. Questo Ma... è un po' inquietante: si, <ride> fa, si nasconde dietro Facebook con un, Più o meno. Con un fake. Più o meno, ba basta che poi la legge che esce è un po' meno devastante di quella che avevano pensato. Il problema è che io non voglio personalizzare questa vicenda, eh, l'ho personalizzata fin troppo, vorrei che fossero le società scientifiche, le accademie le organizzazioni a confrontarsi come tale con il potere politico grazie a Roberto De Fezze dobbiamo per forza chiudere perché altrimenti i giurati non riescono ad andare in hotel a dormire, allora io ringrazio Roberto De Fezze, ringrazio i quattro, gli altri quattro autori finalisti, Cristiana Cattaneo Roberto De Fezze, Pietro Greco Sandra Savaglio, Peter Wadams e soprattutto ringrazio la nostra giuria scientifica, eh, Gabriele Beccaria, Elena Dusi, Anna Meldolesi, Rossella Panarese che ci hanno intrattenuto questa serata. Appuntamento domani mattina alle 10.30 all'aula magna del Palazzo del Bo per l'inizio dello spoglio e la proclamazione del vincitore. Grazie a tutti e buona serata. Arrivederci.